Ciao a tutte, allora come vedete in questo video sono circondata da Hello Kitty. Questo qui è il prodotto che ho scelto lo scorso mese dal sito della Bonpretty e purtroppo solo ora riesco a registrare il video perché come sapete lo scorso mese mi è successo di tutto e quindi eccomi qua insomma. Allora queste qui sono tre scatoline di tre differenti dimensioni anche se adesso sembrano tutte uguali, magari sposto la fotocamera e ve le mostro meglio. Allora, questa qui è la più grande e sono tutte decorate in questo modo, quindi sotto sono fucsia e il contorno è fatto tutto a strisce rosa e fucsia e il fiocchettino, come vedete, è tutto glitterato, veramente carinissimo. Io l'ho trovata esattamente confezionata in questo modo, quindi questa qui era la più grande. Poi all'interno di questa ho trovato la scatola media, che adesso vi tiro fuori, così vediamo anche l'interno, che è tutto bianco con questi pois rosa, veramente delizioso. Quindi questa qui appunto è la media, sempre fatto uguale, quindi anche questa con il fiocchettino glitterato, le striscioline e il retrofucsia. E all'interno di questa media ho trovato questa più piccola, che anche questa vi tiro fuori. Anche questa è come le altre, quindi presenta all'interno con questi pois veramente carinissimi. E io queste tre scatoline le tengo in bagno e a breve vi mostro che cosa ci tengo dentro. Però secondo me, dato che sono veramente deliziose, possono essere tenute tranquillamente anche in camera, magari come portagioie o non lo so, come contenitori per tenerci il cellulare, i caricatori o oggetti di cancelleria, quello che vi pare, insomma. Allora, quella più grande la tengo diciamo come ripostiglio, tra virgolette, perché ci tengo le ciglia della Mua che ancora devo utilizzare, tutti i burro di cacao che non so dove metterli, questo qui che è nuovo, e le forbicine della Kiko. Quindi praticamente sono delle cose che non sapendo dove metterle in bagno, le metto tutte direttamente in un unico posto, ovvero in questa scatola. Poi nella seconda scatola ci tengo invece tutti gli elastici per capelli che uso più spesso, quindi sono semplicemente questi classici elastici, che anche questi per evitare che si impolverino li metto nella scatola. Prima li tenevo in dei cassetti, però è molto più pratico così. Mentre l'ultimo tiene semplicemente delle mollettine per capelli che sono anche distrutte, però io queste le uso tantissimo, soprattutto a casa oppure quando vado a danza, e quindi per comodità le ho messe tutte in questa scatolina. In bagno le tengo su questo mobile bianco dove mi vedete molto spesso girare i video e le tengo impilate e sono veramente, veramente molto, molto carine. Allora, se vi interessa, mi lasciate un commentino sotto il video, dato che in questi giorni ho avuto tempo di sistemare il bagno, quindi ho sistemato i trucchi, ho sistemato i vari saponi, i prodotti per capelli, ho sistemato gli accessori per capelli, ho dato una sistematina anche ai profumi, tutto quello che ci stava in bagno. Magari se vi interessa vi faccio vedere come ho suddiviso le varie cosine. Perché io non tengo tutte le cose solo in un unico mobile, ma le tengo un po' sparse, però pur tenendole sparse, cerco per quanto mi è possibile di mantenere un pochino d'ordine. E nulla, questo è tutto, ci sentiamo al prossimo video.